Uova di Pasqua misteriose comprate al supermercato? Vediamo insieme cosa troviamo, ma prima sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiz ed oggi sono tornata con la penultima apertura, perché oggi è venerdì. Oggi è la penultima apertura di Uova di Pasqua, perché domenica è Pasqua. E domenica ci sarà la mega, ma che dico mega, super apertura di un uovo di Pasqua super gigante! Quindi non potete perdere assolutamente il video. L'uovo è di 5 kg ed è mega! Mi raccomando, selezionate le sveglie alle ore 14:30 di domenica. Prima di iniziare il video, pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella, così riceverete le notifiche e non perderete mai nessun video. Mi raccomando, prima ancora vi ricordo che ci incontriamo tra pochissimo, dal 22 al 25 aprile al Napoli Comic Con. Vi lascio tutte scritte le indicazioni qua, ci trovate nell'area Neverland, potete comprare il biglietto online oppure alla biglietteria del Comic Con che si trova a Napoli fuori grotta. Prima ancora di iniziare facciamo un gioco. Il gioco di oggi è di indovinare la parolina misteriosa. Ok, la parola di oggi è questa, inerente a una cosa qui del video. 3, 2, 1. Vediamo se indovinate che cos'è. Allora, io direi di cominciare e prima ancora però vi volevo ricordare di andare a visitare il mio sito www.yolandaswitz.it, dove potete trovare slime, gadget e tante cose belle per fare gli slime. Siete ancora in tempo per prendere qualcosa per Pasqua, perché credo che vi arrivi in 24 ore. Ok, allora, iniziamo. Qua abbiamo l'uovo dei Puffi, l'uovo di Barbie, che, cioè, io amo Barbie, e l'uovo di Lion. Questo qua l'ho aperto all'interno di uno short e ho trovato il personaggino di Lion. Ma adesso vediamo cosa troviamo. E per l'appunto parto da proprio l'uovo di Lion. Questo qua è quello grande. Allora, c'era sia questo blu, sia quello giallo, sia quello dorato. Mi pare tre diverse tipologie di uova di Lion. Non lo so, correggetemi voi se lo sapete bene e ditemelo, mi raccomando, in un commentino. Allora, iniziamo, questo è da 250 grammi, quindi è abbastanza grande. Apertura come sempre facilitata, carta molto molto carina perché sopra c'è per l'appunto Lion. Che bellina! Ora vi faccio vedere meglio, eh. Fortunatamente l'uovo è integro perché questo qua io l'ho comprato al supermercato. Allora, vediamo la carta. Carta integra, fortunatamente. Molto, la carta molto carina e c'è Lion qua. Lion versione mi pare tipo cartoon, tipo Minecraft. Quindi molto molto bello. Apriamo la carta e ovviamente andiamo a spaccare l'uovo. E si sente la sorpresa, si sente. Vediamo. Uno, due e tre. Ah, vedi, vedi. Yolanda sfigata. Yolanda è la sfiga, una sola cosa. Allora, ho trovato un doppione. Ok? Si sapeva. Se vi siete persi lo short dell'altra volta, dove ho aperto appunto l'uovo di Lion, andatela a recuperare. Andate a recuperare tutti gli short che io ho fatto, perché li pubblico praticamente quasi sempre tutti i giorni alle 17. Comunque, abbiamo trovato questo pupazzetto di Lion qui. Negli altri, nelle altre uova, quelle un po' più piccole, potevamo trovare i pupazzetti quelli sticky piccolini. Questo è più grande, infatti è una figure 3D, e questo qua è Lion Gamer. Anche l'altra volta abbiamo trovato Lion Gamer, quindi diciamo che non mi è cambiato niente. Comunque è fatto molto bene, questo si può appendere allo zaino. Mi piace il fatto che sia tutto quadrato, è molto 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 carino. Sì, eh? Allora, il cioccolato, questo qua già l'abbiamo assaggiato anche l'altra volta, quindi già sappiamo com'è. Vorrei assaggiare più che altro quegli altri due, le altre due tipologie di cioccolato per vedere come sono. Allora, quello di Barbie me lo tengo alla fine, ma voglio aprire prima questo qua dei Puffy. Questo è più piccolo, penso 150, sì, oramai so a memoria tutti i pesi, sentirli così li so a memoria, i pesi delle uova li so a memoria. Veramente, amici. Sono curiosa perché non so cosa ci sia dentro. I Puffi, cioccolato finissimo al latte, con sorpresa. Addirittura c'è il sigillo di garanzia, ragazzi. Wow. Quanto adoro le aperture con i laccetti così. Ma mi piacciono tantissimo.
È bello perché qua c'è scritto i puffi siamo così. Li vedete i puffi? Li vedevate? Vi piacciono? Io li amo i puffi. Quando ero piccola collezionavo tutti i pupazzetti. Allora, nuovo piccolino piccolino, perché quello da 150, ma curiosissima di scoprire la sorpresa. Siete curiosi anche voi? Vediamo. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Che cos'è? Ma che ma che carino! Abbiamo trovato una cosa super carina. Se ho capito bene che cos'è. È molto carino. Allora, vediamo. No, qua c'è un'etichetta, ma non ci dice in realtà cos'è. Ma aprendolo si può capire benissimo che è un portapenne. È un astuccio molto, 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 molto carino. È ovviamente piccolino, di questo materiale tipo plasticoso. Sentite, trasparente, ma ragazzi, c'è molto più bello di altre 100.000 sorprese che ho aperto, raga, ma sono un mese e mezzo che apro uova, oramai sono tipo esperta, mi sono skillata tantissimo. Comunque è bellissimo, questi qua sono i puffi ispirati tipo al film, non tanto al cartone. Il profumo del cioccolato è molto buono, questo qua è della Balocco. La Balocco ha fatto anche l'uovo della casa di carta, l'ho trovato troppo tardi altrimenti lo avrei preso. Vabbè, pazienza ragazzi. Comunque, cioccolato veramente buonissimo. Non mi ricordo i prezzi di questi uova. Mi sembra questo qua dei puffi costava tipo 2 euro. Quello di Barbie un po' in più, sui 4. Quello di Lion mi pare sui 6 euro, una cosa del genere. Non mi ricordo molto bene i prezzi, però sono questi più o meno. Sorpresina comunque molto apprezzata. Mettiamo qua tutte le sorpresine, così dopo vediamo, facciamo un confronto. Allora, Barbie, tu sei nel mio cuore da quando avevo, diciamo, 4 anni. Bellissimo. E andiamo a vedere anche questo, penso 2,50, vero Yolanda? No, 2,20, cavoletti, ho sbagliato di 30, va bene. Ah, vedi? Questo qua non ha l'apertura con il laccetto, ma c'è tipo tutto lo scotch attorno. Tutte le Barbie sopra, tutte le tipologie di Barbie. Apriamo quest'uovo, vediamo com'è. Anche questo cioccolato, oh, non si staccava. Anche questo cioccolato al latte, profumo molto buono, è della Dolphin questo. La carta è molto bella con tutti i disegni, con tutte le Barbie appunto sopra. Allora, poi dopo vi vado a fare la conclusione generale per dire quale uovo ho preferito, ma in realtà mi piacciono tutti, ragazzi, perché purché si apra uova va sempre bene. È un po' più opaca la cioccolata, fatemi vedere, sì, per esempio questa è un po' più lucida, vedete, questa è opaca, chi lo sa, arriva dallo stampo forse. Secondo me la sorpresa sarà bella o brutta, ma lo scopriremo insieme adesso. 3, 2, 1. Wow, 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 mamma mia Barbie. Va bene, no, sarà sempre con me, nella borsa con me, forever and ever. Ragazzi, è bellissimo, raga, per chi ama Barbie questa è una sorpresa stratosferica. Allora, abbiamo un pettine con uno specchio, raga, giuro, allora, è stupendo. Guardate, qua c'è il pettine, vediamo come pettina. No, ma che bello. Ma raga, vi giuro, me lo porterò per sempre con me. E qua ovviamente c'è lo specchietto e sopra c'è Barbie, tutto rosa ovviamente, categoricamente. Ragazzi, stupendo, ha superato il regalo dei puffi, vi devo dire la verità. Se quello dei puffi era fantastico, questo di Barbie è veramente stratosferico, che ve lo dica fa. Comunque, 3 uova con 3 sorprese veramente bellissime. Beh, cosa dire? Devo dire pollice in su e voto 10 per tutte e 3 le uova. Ma assaggiamo il cioccolato. Non ho assaggiato questo di Barbie. Ora lo assaggiamo. Ha un sapore totalmente diverso rispetto a quello del di prima. Ma chi lo sa, ragazzi, da cosa proviene questa cosa del cioccolato diverso. Comunque, buono, eh? Però è diverso. Allora, qual è stata la sorpresa che vi è piaciuta di più? Lion, Puffy o Barbie? Io non saprei scegliere.
ma se dovessi scegliere, sceglierei Barbie. Ma voto 10 a tutte e tre, ovviamente. Ragazzi, che dire, si avvicina sempre di più la Pasqua e questo è stato il penultimo video dell'apertura. No, domani ci sarà un video bellissimo, una challenge fantastica. Ok, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso, come sempre. Io vi voglio bene. Un bacione, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!